Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova parte di Crash Nitro Kart. Dopo due video a dir poco disastrosi, spero di riuscire a farne uno decente. Ma prima di cominciare volevo salutare l'utente King User o User, che me l'aveva chiesto nello scorso video di Dragon Ball. E inoltre volevo ringraziare Sirius Sword, che mi ha detto che preferisce come ho impostato l'audio nella scorsa parte, non nella parte 2. Quindi continuerò a impostare l'audio come ho fatto nella parte 3. Scusa, questo è ancora cose da dirmi nel mondo principale. Sì, lo so che per sfidare il campione del mondo devo vincere tutte le corse di questo mondo. Vabbè, lasciamo perdere. Quindi, dopo questa breve introduzione, passiamo alle corse. Andiamo a fare il trofeo di rovine di Bari. Noi siamo Coco. Non mi ricordo chi è stato l'ultimo personaggio che ho usato nello scorso video prima di Crunch, però fa poca differenza. Bene, eccoci qui. Rovine di Barin. E adesso volevo solo dirvi che nello scorso video alcuni di voi mi hanno detto che non capiscono perché io odio questo gioco. Ragazzi, io questo gioco non lo odio assolutamente. Ero soltanto arrabbiato perché non riuscivo a prendere praticamente nulla, né le reliquie né i gettoni CNK. E quando accade una cosa del genere mentre registro, mi arrabbio molto facilmente, perché vorrei riuscire a fare le cose nel minor tempo possibile, dato che un sacco di giochi che vorrei fare, ragazzi, per esempio Crash Team Insanity, Tag Team, Off the Titans lo vorrei fare assolutamente, però prima devo farmi tutti gli altri giochi di Crash. E quindi più perdo tempo e più mi innervosisco. Ma poi, se dobbiamo essere sinceri, una cosa positiva che in questo gioco non sia facile prendere gli oggetti come in Crash Team Racing, perché più un gioco è difficile, in teoria meglio è. Però appunto, se succede mentre registro, mi arrabbio. Ecco qui. Certo, mi arrabbio ancora di più quando non è solo colpa mia, ma invece dipende anche dai controlli. Però non nego che sto giocando un po' da schifo sto gioco, da quando ho iniziato il World Tour. Infatti guardate, addirittura nella corsa sono quinto. Cioè non riesco proprio a regolarmi bene. Dai, adesso basta lamentarsi, adesso facciamo le cose come si devono. Ok, già ho preso chi era in trance e mi sta bene. Ok, Oxide è primo. Dai, non posso avere difficoltà anche nei trofei. Ah, piccolo, diciamo, chiamiamola scorciatoia. Più che altro era un taglio enorme, però va bene. Allora, diciamo che le piste nei primi due mondi non è che mi piacciono più di tanto, mentre negli ultimi due devo dire che iniziano ad uscirne di molto interessanti, soprattutto perché iniziano ad usare di più l'antigravità, che secondo me, non riesco a fare proprio sto salto con Coco, ma edizione, secondo me è stata una bella aggiunta di questo gioco, anche se a volte è stata un po' sfruttata poco. Tipo in questa pista c'è una sola sezione di antigravità che dura 2 metri, un altro po'. E Oxide ancora primo, maledizione. Cerchiamo di sfruttare questa frenesia con Crunch. Perfetto. Anzi, perfetto un cavolo, dato che il missile senza i 10 frutti Pumba c'ha una precisione da schifo proprio. Ok, ah, tra l'altro le casse punto esclamativo, che nello scorso video ad un certo punto ho chiamato casse evidenziatore, però dovete perdonarmi, ero troppo infuriato. Dai, dovrei averli distanziati, spero. Sulla mappa così mi sembra di capire. Ah, che poi anche la mappa del gioco è fatta male, infatti a volte sei in una posizione totalmente sbagliata rispetto a dove ci troviamo. Adesso non è che posso farvi un esempio, però l'ho visto in un video e sinceramente anche da solo me ne sono sempre reso conto. Ok, abbiamo finito 3 minuti per la prima corsa, wow. Però ne abbiamo già fatta una, quindi dopo che faremo la prossima corsa ci sarà subito il boss. Quindi dai, diciamo che in questo video dovrei essere in grado di fare almeno qualche gettone CNK. E soprattutto dovrei essere in grado di farlo, che è il più grande interrogativo a questo punto. I rumori di sottofondo nel caricamento sono troppo inquietanti. Hai vinto un trofeo. Eh già. Dopo una combinazione di spinte, compare il contatore spinte. Il contatore conta tutte le ulteriori spinte finché il kart non torna alla velocità normale. Con sufficiente allenamento riuscirai a mantenere una velocità accelerata per l'intera corsa. Grazie mille.
tra l'altro il contatore in Crash Team Racing non c'era, ma se non mi sbaglio c'è nella versione giapponese, perché, lo ripeto per la 70esima volta, i giapponesi fanno sempre le cose a cavoli loro. Questa è una bella pista perché appunto sfrutta molto bene l'antigravità, soprattutto nella parte finale. Appunto questo tubo possiamo percorrerlo in tutta la sua ampiezza, è davvero una cosa interessante. Certo che sti caricamenti durano proprio tanto. Ecco, guardate com'è bello. Cioè, alla fine, se mi mettessi a cronometrarli, forse durerebbero proprio come quel delirio di Cortex. Ma lì era un po' diverso, perché comunque c'era una specie di animazione che un po' poteva distrarre. Qui invece c'è solo un'immagine ferma e mi sento stupido a cercare di prendere tempo. Ok, che poi tra l'altro, mi pare di avervelo già detto questo, la versione che ho usato io di Cortex era su DVD, quindi i caricamenti erano notevolmente ridotti rispetto alla versione CD. Non oso immaginare quanto avrei dovuto aspettare per ogni livello usando la versione CD. Ok, siamo già primi, wow. Adesso sta per arrivare la parte con il tubo che mi piace. Bene. Allora, praticamente, vedete quella parte illuminata? Quella è la strada che in teoria porta fuori, perché se alla fine del tubo ci trovassimo su una delle parti non illuminate andremo a sbattere. Quindi ecco, oh che bella frenata. Vabbè, comunque l'abbiamo già distanziati. Bene. Dai, almeno i trofei riesco a prenderli con discreta facilità. Ciò che mi preoccupa a questo punto è sono i filmati, perché io non so quali filmati adesso si blocchino da qui alla fine del gioco. Mi scoccerebbe un po' andare a prenderli ogni volta da quella brava persona in genere mist. Però ovviamente se si rendesse necessario lo dovrei fare per forza. Non è che vi posso saltare un filmato così. Soprattutto un tipo pignolo come me non potrebbe mai farlo. Ricordate, io sono quello che in una parte di Spyro 3 addirittura è andato a cercarsi i dialoghi, perché nella parte precedente il gioco li aveva saltati. Ma sta bomba che... No dai, sta bomba che fa il giro è stupenda. Mamma mia. Ma che dura all'infinito. Bomba, è stato bello. Spero che tu abbia avuto una vita felice. Tipo quella cosa di Spyro che ho fatto è davvero esagerata. Lì posso capire quando uno è esagerato. Vabbè, io sono sempre esagerato, però diciamo che a volte un po' di senso le cose che faccio le hanno. Quindi, meglio lo hanno. Ma la roba dei dialoghi, effettivamente, meglio non fare più qualcosa del genere. Ok, siamo quasi arrivati alla fine della corsa. Oh, cavolo, ok, bene. Speravo, speravo, certo. Credevo quasi di cadere. Vediamo se riesco a fare una cosa del genere di nuovo con la bomba. Che palle. Maledizione. No, l'ho sparato all'indietro. Che però ne sento ancora il rumore. Ok, sono riuscito a prendere una cassa a pompa con quella bomba. Almeno è servita a qualcosa. Bene, abbiamo finito. Oh, mamma, queste sono due corse che durano veramente tanto. 3 minuti a ciascuna. E siamo già a metà video. Dobbiamo fare ancora il boss. E va bene. Quindi assistiamo a questo podio. Poi alla fine potrei anche saltarli in teoria, perché una volta che li abbiamo visti 2, 4, 5 volte, non è come in GTR che c'era almeno la consegna del trofeo che dava un po' di senso alla cosa. Tu ora hai 6 trofei. Con questi hai ottenuto il diritto di correre contro Nash, il campione di Barin. Nash è stato progettato per muoversi sempre. Non si ferma mai, nemmeno dorme. Su, su! Ehi, ti basta? Devo muovermi! Presto, Nash, presto! Non presto! Subito! Fa
fantastico. E va, il filmato non si è bloccato, come sono contento. Ok, questo è il sesto trofeo. Congratulazioni. E siamo arrivati a metà dei trofei. Quando entri in un vortice, Sparky ti chiede con quale membro della tua squadra desideri correre. Dopo sei corse, questo me lo dice. Vittoria, scegli chi è più adatto al circuito. Va bene, tralasciamo queste cose. Oh, salviamo. A questo punto spero veramente che non accada nulla, perché qui ho dovuto salvare già, quindi... Sarebbe una gran seccatura se andasse male qualcosa. Ma adesso cerchiamo di non essere negativi. Mamma, come si slitta sul ghiaccio. Dov'è il si trova in questo tunnel. Quindi andremo ad affrontarlo con... Sei così contento? Andremo ad affrontare Nash con Crunch. Eccolo qui il bestione. Per favore, non deludermi. Questa è una corsa di velocità, dovresti essere in grado di dare spettacolo. Se non altro, le immagini dei caricamenti sono molto sfiziose. Bene, ecco Nash. E questo è ciò di cui parlavo quando dicevo che i boss hanno le loro personalità tutte interessanti. Per esempio, questo Nash. Dai, come fai a non odiarlo o amarlo? È un tipo che vuole sempre fare qualcosa. È il mio esatto opposto. Wow, cioè, veramente, se dovessi descrivere ciò che io non sono, Nash. Vero che vuole sempre fare qualcosa. Porca di quella. Ok, durante i boss, quelle trappole lì. Porca! Oh cavolo. Ecco, anche qui i boss lasciano qualcosa che non è la solita nitro, la solita pozione, ma è in realtà qualcosa che li contraddistingue. Lui mi lancia le punte per bloccare le ruote, quindi prima lo superiamo meglio, perché altrimenti diventa complicato poi. Ok, cerchiamo di fare più turbo scivolate possibili in questa parte. Dai Crunch, è arrivato il momento di dare sfogo alla tua velocità. Fammi vedere quello che sai fare. Qui di sicuro non puoi andare fuori pista, dato che è un tubo. E dai. Ok, siamo a 25 spinte. Non so se riuscirò a fare 50 spinte per poter sbloccare pure. Ma questo non è una cosa di cui mi devo preoccupare. Ne avremo così tante di corse da fare. Non è quello il problema. Sì, che poi sono anche stato sfortunato al primo giro, perché sono andato a sbattere e ho perso tutto quel poco vantaggio che mi ero guadagnato all'inizio. Ok, dai che forse ce la faccio, manca poco. Sì, sì, dovrei avercela fatta. Eccole lì, 50 spinte, quindi abbiamo sbloccato anche pura. Sono curioso di vedere quante ne riesco a fare. Tra l'altro abbiamo distanziato Nash di un bel po', mi dispiace per lui, mi mancherà. E vabbè, almeno una di queste le dovevamo prendere. Non potevamo fare tutta la corsa con le spinte. Vabbè, arrivati a questo punto, io il razzo me lo conservo, perché non si sa mai. Meglio non rischiare, anche perché non è che mi dia fastidio. Oh. Ultimo giro. Il fatto che io non conosca le musiche di Nitro Kart mi impedisce anche di sapere se nei boss ci sono le musiche dei boss o le musiche delle piste. No, no, dovrebbero essere le musiche delle piste, perché in rotta iperspazio, nella sfida di velo, c'è la musica della pista. Cioè, anche quando faccio la reliquia, la musica è quella lì. Quindi in questo gioco, diversamente da Crash Team Racing, non c'è una musica dei boss. Poi potrei anche sbagliarmi, è velo, è un'eccezione, però non vedo perché dovrebbe essere così. Ok, fammi muovere un po' il mouse, perché ho paura che esca lo screensaver. Che poi ora che ci penso, non è mai uscito lo screensaver mentre giocavo su emulatore, su Easy Cup. Eppure io il mouse non lo muovo per 20 minuti. Forse perché non lo so. Forse perché sto usando il joystick, quindi viene contato come... No, che dico, quando gioco all'emulatore mi esce lo screensaver. Boh. Non è che mi dispiace, ci mancava solo quello. Ecco, abbiamo sbloccato pura, perfetto. Pura che va a far parte del team di Entrance, come vi ho detto, mi pare. Ok. Sì! Oh, salve. Potrei avere indietro la mia chiave? Avanti! Hai perso, amico mio. Chi se ne frega! No, no, no. Yep.
Mi sono inserita nel suo cervello e l'ho messo a nanna. Sembrava ne avesse un gran bisogno il povero squaletto. Questa è una novità. Levatelo di qui all'istante. Bene, siete a metà strada. È qui che le cose si fanno complesse. Ora a fenomena! No, invece io prima faccio tutte le mie cose. Ok, questa chiave che sblocca anche questo cancello. Aspetta, ma non dovevano... Ah, eccolo qui il filmato. Salviamo subito. Sì, che poi col seno di poi potevo anche evitare tutti gli altri salvataggi, dato che ce ne sarebbero stati altri dopo. Però vabbè, lasciamo perdere. Speriamo. Sto cercando di non entrare lì dentro. Adesso direi di andare a fare l'arena. Spero che mi porti più fortuna della prima arena che ho fatto. Dov'è? No. Vuol dire che adesso non riesco neanche a trovare un vortice. Eccola lì. Non me la ricordo affatto, ve lo dico fin dall'inizio, quindi rischio di fare una figuraccia. Però devo smetterla di lamentarmi. Ah sì, più o meno me la ricordo. Quindi andiamo prima questa parte centrale. Ragazzi, purtroppo ho perso di nuovo, però non vi faccio vedere il tentativo perché non vi siete persi nulla. E ovviamente ho perso di nuovo per un solo cristallo. Solo che questa volta sono riuscito a vedere dov'era effettivamente. Quindi mi sono arrabbiato ancora di più. Che peccato, stavo andando troppo bene sta parte effettivamente. Però almeno adesso... No, adesso che cosa? Cioè comunque non è che mi aiuti a fare meglio questa pista. Stavo dicendo che tra l'altro c'è una musichetta molto curiosa. Purtroppo con gli effetti sonori non si riesce mai a capire nulla. Delle soundtrack. Avevo anche detto che nel menu principale è possibile effettivamente cambiare i livelli del volume, quindi mettere gli effetti sonori più bassi della musica. Però non mi metto a maneggiare, poi magari esce qualcosa di brutto, rischio di sminchiare l'audio delle scene, quindi meglio non rischiare. Purtroppo avevo mancato uno di questi cristalli qui giù. Questo è il cristallo che ho mancato. Questo qui, il maledetto. Mamma mia, con queste arene sto facendo schifo. Però almeno sarà l'unica pecca di questo video. Certo, non è che potevo perdere il trofeo o il boss. Vabbè, dai, scendiamo giù e facciamo... Cioè, prendiamo l'ultimo cristallo. Quindi da Coco con amore. Ma vai a quel paese, stupida. E vabbè. L'indicatore di spinta compare sulla linea di partenza. Premi il pulsante gas per riempirlo. Se l'indicatore si trova nella zona rossa quando la luce diventa verde, partirai con una spinta. Ok, grazie di questa dritta di cui non sapevo assolutamente nulla. Quindi ragazzi, spero che questo video sia piaciuto. Da Junkio, anzi no, prima salvo che altrimenti me ne posso dimenticare. Mi dispiace davvero per l'errore finale, non riesco proprio a fare un video con oggetti presi a primo tentativo. Il prossimo di sicuro non lo sarà perché dovrò prendere le reliquie, però purtroppo questo è l'andazzo. Quindi da Junkio non andate tutto, ciao ciao.